sarà questo weekend? Sono già tante le persone che si sono iscritte alla prima edizione di White and White, la prima cena in bianco di Tolentino, che si terrà sabato 23 luglio in un luogo che sarà svelato solo all'ultimo a tutti coloro che si saranno registrati per partecipare. L'associazione URCA, gestione fauna e ambiente, sezione provinciale di Macerata con sede a Tolentino, organizza al Castello dell'Arancia il 23 ed il 24 luglio una due giorni con esperti settoriali dell'associazione e una mostra trofeistica Marche, nonché la propria assemblea regionale. Sabato 23 luglio il Teatro all'Aperto del Castello dell'Arancia di Tolentino ospita la manifestazione di intrattenimento notturno e DJ set Urban Legend. Anche Roberto Napoletano, direttore del Sole 24 Ore a Polverigi, sabato prossimo sarà premiato nel grande spettacolo Oscar delle Stelle, che assegna gli Oscar nazionali 2016 alle eccellenze italiane del giornalismo culturale e televisivo. L'appuntamento è a Villa Nappi dalle ore 21.30. Si intitola 99 Quanti, gruppo ricerca arte quantistica, la mostra è in corso ai musei scientifici di Villa Vitali di Fermo, che potrà essere visitata fino al 31 luglio. L'esposizione presenta le opere di tre artisti marchigiani, Lorena Urpiani, Albino Ripani e Alessandro Taglioni. Appuntamento fino a domenica 24 luglio con Parlando con i colori, la mostra di quadri di Marina Pagnini al Museo dell'Illustrazione Comica di Grottammare dalle ore 21.30. La mostra organizzata dall'associazione Onfalos Autismo e Famiglie Onlus è a scopo benefico. 6x8 di Italo Conti è la nuova commedia che le 10 donne mamme matte presenteranno domenica 24 luglio alle ore 21.30 in piazza Negelli a Camerino, nell'ambito delle iniziative volute dagli organizzatori delle feste di San